Mi chiamo Sandra. Ci sono esterni o ci sono solamente studenti di fisica o ex studenti di fisica? Oraldo, ciao. Anche voi due. Parlerò di alcune cose che erano parte di questo programma e l'ho già raccontate quando ho parlato di asteroidi e anche di pianeti, quindi magari cercherò un pochino di sintetizzare quando parlerò di quelle cose. Che onore. Colleghi, però se ci sono domande, magari eventualmente insomma, possiamo ritornarci indietro. Perché quest'ultimo mese e mezzo ho fatto delle lezioni su asteroidi e su pianeti extrasolari, che fanno un pochino parte, diciamo, del nostro futuro. E io cercherò un pochino di parlare anche di questo, però in maniera un pochino più sintetica. Quindi parleremo del futuro dell'universo, che è il futuro della nostra specie. Sinteticamente vi posso dire che non ne usciremo vivi, né come esseri umani, né come individui, né come esseri umani, né come specie umana, né come pianeta, né come... forse la galassia durerà un pochino di tempo, però insomma l'universo comunque evolverà e acquisterà, diciamo, un aspetto che sarà molto diverso da quello che ha adesso. Quindi vi faccio vedere alcuni aspetti di quello che influenza il futuro dell'universo, a partendo dalle piccole scale fino alle scale più ampie. E parto da questo signore Giovanni Keplero, Johannes Kepler, che è stato uno scienziato, matematico, astronomo, astrologo tedesco del XVII secolo, da cavallo tra il XVI e il XVII secolo. Perché? Perché lui ha fatto delle scoperte fondamentali per la conoscenza dell'universo. Però era un convinto astrologo, cioè lui per vivere anche faceva l'oroscopo. E diceva, cioè lui se l'oroscopo non era favorevole non faceva le cose, cioè se la combinazione astrale non era come, diciamo, favorevole per la sua attività. E diceva appunto che l'anima del neonato è segnata per la vita dalla posizione degli astri al momento in cui egli viene al mondo. Che vi fa pensare un pochino, cioè a me fa pensare a quegli scienziati che sono fantastici scienziati, però credono, che ne so, nella medicina omeopatica, oppure nell'agopuntura, oppure sono credenti di una religione oppure un'altra, eccetera. Che in qualche modo l'essere umano ha bisogno di capire come funzionano le cose, ma anche di credere in quello che non riesce a capire. A parte questo, diciamo, questa è la visione di Keplero, la nostra visione come scienziati è che in realtà il nostro futuro è segnato da oggetti che sono nell'universo. Cominciamo parlando degli asteroidi. Allora, gli asteroidi e le comete ne ho parlato di recente. E vi faccio vedere alcune cose interessanti. Respiro perché ho fatto lezione fino a poco fa e sono un pochino stanca, però piano piano. Gli asteroidi e le comete sono cose molto belle, però possono fare gran casini se impattano sulla Terra. E questo qui è un evento che è successo più di un secolo fa. Ed è stato un impatto di una cometa, forse di un asteroide. È successo in Siberia, se ne sono accorti, però non c'è che, cioè, ci sono dei documenti, per esempio questa foto, però non ha fatto danni più di tanto, tranne stendere 80 milioni di alberi. E non si sa nemmeno esattamente quanto fosse grande questo asteroide slash cometa. Un asteroide è un pochino più compatto, più pesante di una cometa, quindi fa più danni per la stessa dimensione rispetto a una cometa. E questo è l'evento più catastrofico mai registrato di questo tipo nella storia dell'umanità. Poi ci sono stati asteroidi che hanno fatto dei gran casini, però non sono stati registrati perché all'epoca gli esseri umani non erano capaci di documentare queste cose. Questo è stato documentato, è l'evento più forte che è accaduto nell'umanità di questo tipo. Di recente ce n'è stato uno ancora, diciamo,
più bello, più interessante, però meno catastrofico. Allora, questa cometa pensano che avesse una dimensione che varia dai 60 ai 180 metri, a seconda della composizione dell'oggetto. Questo invece è successo nel 2013, forse ve lo ricordate, anche questo in Russia, chissà perché, la Russia è un pochino sfigata. Il 15 febbraio 2013. Si tratta in questo caso di un asteroide. L'asteroide arriva viene attirato dalla Terra, viaggia a una velocità che è vicina alla velocità di fuga degli oggetti ed esplode. E quello che voi osservate è prima l'esplosione, quindi vedete la luce, dopodiché a distanza di minuti arriva l'onda d'urto. Ed è l'onda d'urto che fa il casino. Come nei tuoni è il contrario, cioè quando voi vedete, diciamo, il bagliore sapete che il peggio è passato. In questo caso no, quando c'è il bagliore è meglio che vi allontanate dalle finestre e proteggete i vostri timpani. Insomma, vi allontanate da tutte quelle superfici che possono esplodere a causa di questa onda d'urto che viaggia, insomma, con la velocità del suono. Quindi l'esplosione avviene a una certa distanza dalla superficie, 10-20 km, in questo caso era 20 km. E l'onda d'urto viaggia con la velocità del suono, quindi avete un pochino di tempo. Una volta che avete visto il bagliore, che chiaramente vi abbaglia, insomma, quello non è nemmeno piacevole, cercate di stare lontano dalle porte, aprite le finestre, insomma, fate in modo che. Quindi qua non ci sono stati morti, per fortuna però un po' di gente ha finito in ospedale, mi pare 1500 feriti ci sono stati. Quindi l'asteroide in pratica quando impatta con la superficie è come se voi andate in piscina e vi tuffate di pancia, vi fate male. Non perché c'è l'attrito, ma perché la vostra pancia incontra un mezzo che ha una densità molto più grande di quella dell'aria, quindi c'è questa differenza di pressione e questo qui si chiama run pressure. Quindi questo aumento improvviso di pressione aumenta enormemente la temperatura del corpo che si incendia ed esplode. Quindi anche se è un sasso, esplode. In questo caso qui avete visto quanto è stata luminosa l'esplosione. È stata stimata la dimensione dell'oggetto e l'oggetto ha una dimensione di 20 metri. Quindi l'asteroide aveva un diametro di circa 20 metri. E avete visto quanto fa male. Quando poi chiaramente l'oggetto esplode, dice è finita lì. È vero anche che ci sono i detriti che vi finiscono sulla testa, e se vi becca un sassetto, anche se piccolo, vi fate male. Quindi andate in giro con l'ombrello, magari per un attimo. Un ombrello di metallo, perché è difficile. Quando gli oggetti però non sono, cioè in genere sì, c'è un'esplosione se l'oggetto è abbastanza piccolo, se lo asteroide non è abbastanza piccolo, non esplode, comunque diciamo che non si consuma totalmente e quindi va a finire sulla superficie terrestre e fa i danni che in alcuni casi sono stati documentati. Per esempio, quello che ha fatto scomparire i cosi, come si chiamano, i dinosauri, pensano fosse stato un asteroide gigante di circa 10 km di diametro. E allora voi vi dite, vabbè, ma sono rari questi eventi? Sì, per fortuna sì, cioè gli asteroidi ce ne sono milioni e alcuni sono anche abbastanza vicini, però quelli grandi, diciamo, sono facili da vedere e si possono monitorare. Qual è la frequenza di questi impatti sulla Terra? È rappresentato qui. E qui siamo in scala log-log. Dicevo che noi che facciamo astrofisica facciamo sempre tutto in log-log perché vengono fuori di queste belle correlazioni lineari. Quindi questo è il tempo, la frequenza e questa è la dimensione dell'asteroide. Quindi asteroidi che sono, diciamo, 20 metri, come quello l'ultimo in Russia,
avvengono con una certa frequenza, non sono eventi rari. La particolarità di quello che è successo in Russia è che in Russia gli autisti hanno spesso una telecamera dentro la macchina quando guidano, perché lo fanno per questioni di assicurazione, cioè se hanno un incidente hanno, diciamo, un documento di chi ha ragione e chi ha torto. Quindi in Russia questo evento è stato documentato molto bene perché c'erano delle telecamere piazzate a una certa distanza. Però questi eventi non sono rarissimi, se avvengono al polo sud, al polo nord o sul deserto del Sahara, nessuno se ne accorge, perché non ci sono persone che guardano. E quindi questi tre eventi che io vi ho citato, cioè questo qui, l'ultimo in Russia, a Chelyabinsk, non so se c'è qualcuno che sa il russo, e quell'altro pure lui, Tunguska, la cometa del 1908, è quello che ha causato la morte dei dinosauri circa 65 milioni di anni fa, avvengono, diciamo, con una frequenza che varia a seconda delle dimensioni. Quindi per esempio la cometa della Siberia una volta ogni millennio, abbiamo avuto questa fortuna, diciamo, non essere lì vicino, però comunque insomma, vedere dei documenti di questo. Quello dei dinosauri è un evento che avviene una volta ogni 100 milioni di anni. L'ultimo di sicuro è avvenuto circa 65 milioni di anni fa e hanno verificato che c'è stato questo evento perché hanno trovato tracce del cratere, che è largo per un cratere, per un asteroide di circa 10 km, largo circa 100, non ricordo se è 100-150 km il cratere. Cioè molto più grande chiaramente dell'asteroide, perché quando un asteroide impatta su una superficie, anche se è solida, crea delle onde, delle ondine, come quando voi gettate un sasso sul lago. Ma se pochissimi sono documentati, com'è che si fa una statistica? Allora, tutti quei puntini sono artificiali. Sì, però insomma alcuni di questi grandi hanno lasciato. Sì, ci sono i crateri, ma sono pochissimi. Sulla Terra, perché la Terra ha una superficie attiva, per cui c'è la vegetazione, ci sono vulcani, terremoti, tatata, pipipi, e non rimane traccia. Però sai, quando sai che c'è, non è che dici, vabbè, quelli di un chilometro sono speciali, sono più frequenti. No, se tu ce n'hai un pochino lì, qualcuno nel mezzo e pochissimissimi grandi, ci tiri una retta e più o meno tornano le cose. Poi questi diagrammi, esattamente, siccome non lo sappiamo esattamente come la frequenza funziona delle dimensioni, su web trovate cose che si somigliano, ma non sono proprio esattamente qua. C'è modo di datare i crateri sulla Luna? Sulla Luna sì, però non è semplice. Sì, l'hanno esattamente questo, vi voglio far vedere. Cioè, la Luna i crateri non li cancella, a meno che non ce ne sia un altro sopra che gli cade. Per esempio, questa è la parte oscura della Luna, buchi ce ne sono da tutte le parti. E vi potete immaginare che la Terra, se non avesse cancellato le tracce, se non avesse fatto il lifting dal chirurgo plastico, questi buchi se li ritroverebbe tutti. E invece ne sono stati visti pochi, non mi ricordo se sono un centinaio alla fine, qualcosa del genere. E quindi qua la parte, diciamo, la faccia oscura della Luna è quella che è verso, diciamo, noi vediamo la faccia che gira verso la Terra, che è sempre la stessa, quella di dietro non la vediamo, però da satelliti si può fotografare ed è questa qua. E vedete che i buchi sono tanti. Quindi da questa, diciamo, distribuzione di buchi, sapendo che i crateri sono circa 10 volte più grandi dell'asteroide, si può ricostruire qualcosa di quel tipo lì. La Luna ci dice ancora qualcosa di meglio. Cioè, il diagramma che vi ho fatto vedere prima è relativo alla Terra, quando sulla Terra, diciamo, quando nel Sistema Solare circolavano molti asteroidi. Poi chiaramente quando finiscono su un pianeta gli asteroidi, quindi man mano che passa il tempo i pianeti ripuliscono questi granelli di polvere che ci sono, sono come degli aspirapolveri. È vero che quando tu prendi due asteroidi e li scontri, crei un sacco di asteroidi più piccoli,
No, la massa totale diminuisce col tempo, però il numero potrebbe non essere esattamente sempre decrescente, no? In maniera proporzionale. Qui, siccome la Luna non ha atmosfera, non ha terremoti, forse ci sono, ma non sono come quelli terrestri, insomma, non ci sono gli oceani, e tutto quello che vedete qui è, diciamo, una storia che è molto più antica di quella che noi abbiamo visto, che vi ho fatto vedere prima, no? Cioè, i dinosauri sono scomparsi 65 milioni di anni fa. Tra l'altro, quegli asteroidi lì avvengono una volta ogni 100 milioni di anni. Siamo a 65, prima o poi ci ricapita che uno di questi grossi finisce sulla Terra. È uno dei programmi della NASA, anche dei programmi europei, cercare di monitorare questi sassi grandi, che la maggior parte dei quali sono lontani dalla Terra, però alcuni ogni tanto si avvicinano, anche perché ci sono questi scontri che sono lontani, però i detriti poi viaggiano e possono arrivare abbastanza lontano. Quindi con lo studio di questa distribuzione di crateri, poi tu mi hai chiesto le datazioni, alcune volte. Lui, Giancarlo, delle volte lo fanno, ma le incertezze sono grandi, anche perché non è che puoi andare sulla Luna e fare, capito? Cioè, sì, lo fanno, e lo fanno perché gli scienziati sono furbi, però le incertezze non sono piccole. Ma uno può vedere anche il numero di crateri in funzione della dimensione. Chiaro, Sì, quelli più grandi ce n'è uno solo con coprono. l'acqua arriva. Sì, Quelli poi. piccoli ce ne stanno tanti. Sì, poi uno deve correggere per il fatto che se io ho un cratere così grande, quello che gli sta sotto io lo cancello, però poi, cioè, qui gli vanno a finire altri, insomma, complicato ma si può fare. Però se fanno questo studio dei crateri lunari, in funzione, cercano di capire qual è la frequenza di questi impatti in funzione del tempo, se sono venuti fuori con questa cosa qui, che è piena di punti interrogativi. Quello che sappiamo meglio è più o meno quello che è successo nell'ultima centinaia di milioni di anni. E quindi vedete qui che i crateri sono diminuiti in funzione del tempo, vuol dire che gli asteroidi sono molto meno frequenti rispetto al passato, che è, diciamo, una buona notizia, se volete, ma non siamo totalmente liberi da questi oggettini, che da una parte sono belli e giusti e sono importanti anche per la formazione del sistema solare, di corpi come la Terra, eccetera, però dall'altro possono creare molti problemi. Per esempio, hanno creato i problemi per i dinosauri, che poi sono stati anche, diciamo, il fatto che ci sia stato un asteroide di 10 km, 65 milioni di anni fa, ha fatto sì che la specie umana evolvesse e sviluppasse nel modo in cui noi esistiamo. Però periodicamente voi sentite queste proiezioni per il futuro. Nel 2132 ci sarà un impatto catastrofico sulla Terra. Allora, quando sentite queste notizie che vengono fuori periodicamente, non vi preoccupate, è, diciamo, normale amministrazione. Infatti, l'anno scorso, a gennaio, c'è stato questo asteroide. L'asteroide è questo, eh. Questo è un satellite dell'asteroide, cioè l'asteroide c'ha il suo asteroidino che gli gira intorno. Ha un diametro di 325 metri, c'è un asteroide molto rispettabile, cioè se c'è un impatto di questo tipo sulla Terra, ci se ne accorge tutti. Ed è passato, vabbè, il perigeo, cioè il punto più vicino alla Terra, è stato di 1,2 milioni di chilometri. Lì è lontano. No, è stato vicino. Perché la Terra gira intorno al Sole a una velocità di 100.000 km all'ora. Non mi ricordo se sono 30 km al secondo, qualcosa del genere. Ogni secondo la Terra fa 30 km. Quindi con queste velocità in realtà ci siamo sfiorati. La nostra fortuna è che la forza di gravità decresce col quadrato della distanza, che se fosse lineare la dipendenza, cioè con l'inverso della distanza, sarebbe un pochino più complicato. Però alla fine l'hanno visto bene perché è grande.
In genere non è facile perché questi asteroidi sono neri, quindi non è che riflettono la luce del sole e questo è il modo per cui si osservano, però siccome sono neri, una cosa nera non è che riflette più di tanto. Le comete pure, by the way, sono scure perché sono coperte di polvere. Però quando si avvicinano al sole e alla terra si illuminano abbastanza, si riesce a vederli. Non è bello, questo asteroidino. Se voi andate in orbita e trovate uno di questi asteroidi, venite catturati pure voi. Quindi alla fine, se voi fate un'animazione di questa cosa, quindi la Terra che gira intorno al Sole, questo asteroide che si avvicina, ci siamo sfiorati. E siccome viaggia a 100.000, la Terra viaggia a 100.000 km all'ora, 1.200.000 km vuol dire ci siamo persi per una decina di ore, no? Cioè se noi o la Terra, cioè la Terra oppure l'asteroide avessimo anticipato, posticipato il nostro passaggio. E quindi questa è la velocità della Terra intorno al Sole. Cosa c'è poi? Allora, cos'è che in realtà, cioè queste previsioni che noi sentiamo periodicamente sono sempre catastrofiche, però più in là sono nel tempo e più sono incerte. Cioè, noi possiamo aver scoperto un asteroide, possiamo anche vedere quanto è brillante, però sapere la sua velocità, la sua direzione e quanto è dista da noi non è semplice. Bisogna, diciamo, tracciarne la sua storia, in qualche modo capire in che direzione si muove, quanto è grande, eccetera. E quindi quando uno osserva un asteroide e vede che è abbastanza brillante, vuol dire che è vicino, è grande. E quindi uno può fare delle previsioni sapendo in che direzione si muove e che velocità. Quindi quando voi sentite queste cose in TV vi dicono: la Terra entrerà in rotta di collisione con un asteroide nel 1200, che ne so io, nel 1000, facciamo una data che è 1035, 2000, scusate, 2035, così siamo tutti vivi e ci spaventiamo. Quindi i primi calcoli, secondo i dati che uno ha a disposizione, dice, non può essere preciso, dice che la predizione è che c'è la possibilità che ci sia un impatto perché l'asteroide potrebbe finire in questo ellissoide. Quindi, diciamo, questa è l'incertezza, diciamo, la certezza che l'asteroide finirà in questo ellissoide, in quest'area coperta da questo ellissoide. Quindi potrebbe essere qui, potrebbe essere qui, potrebbe finire sulla Terra. Quindi c'è un forse. E la previsione ha un certo errore, cioè l'ellissoide rappresenta la nostra incertezza, la nostra ignoranza da questo punto di vista. Poi facciamo passare un po' di tempo, rifacciamo i calcoli perché abbiamo delle notizie più precise. Facciamo i calcoli, l'ellissoide si restringe, la Terra ci sta dentro. A questo punto pregate, oppure andate in banca. Se non siete credenti, prendete i vostri soldi e vi divertite per i prossimi 20 anni. Oppure aspettate, fiduciosi. Aspettate fiduciosi, i calcoli migliorano e l'asteroide ci sfiorerà, ma non verrà a finire sulla Terra. Quindi questo è quello che succede periodicamente quando danno questi annunci alla TV. Per questo che nessuno poi li prende seriamente, anche se comunque, insomma, prima o poi succederà, questo lo sappiamo. Se prendiamo il diagramma che vi ho fatto vedere prima per la Terra e le dimensioni dell'asteroide russo, quello del 2013, possiamo estrapolare che impatti, no, scusatemi, quello di 300 metri, quello del 2015. Prendete quell'asteroide di 300 metri, che si chiama 2004 BL86, 2004 perché si conosce dal 2004. E prendete il diagramma e quel diagramma vi dice che questi impatti con la Terra avvengono una volta ogni 30.000 anni. Quindi impatti di questo tipo ce ne sono stati di recente, però trovarli non è semplice. Ne sono stati trovati, ce n'è uno in Nevada che ha un diametro, il cratere di
non mi ricordo, mi pare 10 km. E le dimensioni dell'asteroide potrebbero essere, insomma, alcune decine di metri, non così grande, però insomma si riesce un pochino a risalire a queste cose nei posti dove c'è il deserto, insomma, dove si riesce a vedere le tracce degli asteroidi. Quello dei dinosauri si è visto dal satellite, perché si trova nel Golfo dello Yucatan, in Messico, dove c'è l'oceano, c'è pochissima, rimasta pochissima traccia di questo impatto. Allora, gli asteroidi sappiamo che hanno una certa influenza sul nostro futuro, vabbè, insomma, c'è poco da fare, ci sono programmi per cercare di seguirli, di conoscerli e poi eventualmente di fare qualcosa per fare in modo che non ci facciano del male. Previsioni di impatti di asteroidi sono stati fatti solamente una volta e hanno previsto l'impatto dell'asteroide, l'hanno visto, effettivamente è successo e la previsione è stata, cioè sono riusciti a prevedere l'impatto con un tempo di 20 ore, cioè 20 ore prima sta arrivando e l'asteroide aveva un diametro di 4 metri. Poi sono andati pure a cercargli i residui e non è stato semplice perché insomma sapevano più o meno dove era, ma insomma non è che fosse rimasta traccia più di tanto. Asteroidi via, il Sole. Ah, il Sole è una stella. E qui ci sono esperti che vi saprebbero raccontare di tutto sul Sole. Io faccio vedere solamente pochissime cose sul Sole, in particolare le esplosioni solari. Per esempio, qui c'è un'animazione di uno di questi eventi. E non è un evento tanto catastrofico per la vita del Sole. Però le esplosioni solari hanno un effetto sulla vita della razza umana. Per esempio, il GPS, i telefonini, le telecomunicazioni dipendono tantissimo dalla stabilità del Sole. Quando ci sono queste esplosioni, il fascio di particelle super energetiche, super veloci che arrivano sulla Terra disturbano le telecomunicazioni. Se avete domande sul Sole, chiedete a lui. Per esempio, il secolo scorso c'è stata un'esplosione abbastanza forte del Sole che se avvenisse oggi manderebbe in tilt tutte le telecomunicazioni, in maniera insomma abbastanza. Immaginate, no? Voi state su un aereo, a un certo punto c'è la pioggia, c'è il buio, il pilota sta guidando e non sa dove andare perché il GPS non funziona, perché c'è stata un'esplosione solare. Quindi che sono anche quelle degli eventi che quelle più energetici sono molto rare, però avvengono periodicamente. E anche per il futuro, diciamo, per la nostra salvezza, dobbiamo riuscire a monitorare questi eventi e cercare di tenerli sotto controllo, cioè portatevi una bussola, possibilmente se viaggiate. Vabbè, insomma, anche cercare di capire quando potrebbero avvenire, perché sono collegate all'attività solare, eccetera. Questa ve la faccio vedere un'altra volta perché dite, vabbè, non è che sia così, no? Però se voi lo confrontate con la Terra e le dimensioni della Terra, questa è la Terra, è la Luna, distanza Terra-Luna è 400.000 km, la Terra confrontata con il Sole è come se voi aveste una pallina di tennis, il Sole ha una distanza di 900 metri. E particelle che arrivano a velocità che non sono la velocità della luce, ma di decine di migliaia di chilometri, particelle energetiche ionizzate che interagiscono con il campo magnetico della Terra che vi salva, però quando arrivano botte forti, un effetto ce l'hanno. Se siete astronauti è meglio che rientrate dentro la navicella, perché quando c'è un'esplosione solare, il campo magnetico non vi protegge più perché siete troppo lontani, o vi protegge ma non in maniera come se fosse sulla Terra. Quindi, a parte le esplosioni solari che esistono e sono pure belle, il Sole, voi lo sapete, essendo una stella, non vivrà in questo stato attuale per sempre. Adesso il Sole ha un'età di
Le ultime stime parlano di 4 miliardi e 600 milioni di anni. 4 miliardi e 600 milioni di anni. E non ha una temperatura costante. Il Sole sta soffrendo il suo global warming, cioè la temperatura del Sole sta aumentando. Non aumenta rapidissimamente, però diciamo adesso ci troviamo qui a quasi 5 miliardi di anni. Man mano che passerà il tempo, la sua temperatura superficiale aumenterà. In questo momento le reazioni nucleari avvengono nel nucleo, nella parte più centrale, e la fusione nucleare dell'idrogeno porta all'elio, quello che mantiene la stella in una situazione di stabilità. Però per fare ciò, col tempo dovrà bruciare sempre di più in qualche modo, per cui la superficie. Il centro si riscalderà, la superficie si espanderà fino a che smetterà di fondere l'idrogeno. Si dice bruciare idrogeno, ma in realtà l'idrogeno non lo potete bruciare, potete solo fondere per fare elio. E farete il Sole diventerà una gigante rossa. Perché questo segnerà, diciamo, la fine della fase principale, della stella del Sole, nella fase principale. Cioè, in quel momento lì avrà esaurito nel core, nel suo nucleo, l'idrogeno. Quando questo succederà, il Sole non esplode, questo lo sappiamo, con una certa sicurezza. Non esploderà, però diventerà una gigante rossa. Perché per mantenersi, diciamo, per evitare che avvenga il collasso gravitazionale del core, dovrà bruciare qualcos'altro, bruciare, scusate il nome, cioè dovrà fondere l'elio che avrà dentro il core, dovrà fondersi per fare cose più pesanti. E quando questo succederà, la temperatura del core aumenterà, mentre quella della superficie della stella diminuirà, per cui diventerà rossa e si espanderà. Rossa vuol dire che la temperatura superficiale sarà diminuita. Quando questo succederà tra circa 5 miliardi di anni, non c'è speranza, il Sole ingloberà, inghiottirà i pianeti interni, sicuramente, inclusa la Terra. E se non li inghiotterà, li sparerà, in qualche modo li spingerà verso diciamo, dei posti molto più lontani. E poi quello che farà una stella come il Sole, espellerà la maggior parte del suo inviluppo gassoso che fa adesso la stella verso l'esterno, quindi una specie di vento di particelle. E diventerà una nebulosa planetaria. La nebulosa planetaria non ha niente a che fare con i pianeti. Questo nome è stato dato all'inizio perché non si sapeva che cosa fossero queste nebulose planetarie che si osservano continuamente. Nella sfera celeste, si pensava fossero dei sistemi che stavano dando origine a sistemi planetari. Invece, in realtà, quando voi guardate una nebulosa planetaria, vuol dire che la stella sta facendo piazza pulita dei pianeti che gli stanno intorno. E dopo che si sarà liberato di questo inviluppo gassoso, nel caso del Sole diventerà. Diciamo, lascerà solamente il core centrale, lì dove sono avvenute le fusioni nucleari, scoperto. Diventerà una nana bianca. E una nana bianca è una stella, diciamo, il core nudo della stella, dopo che ha smesso di fare elementi pesanti. Cioè, pesanti vuol dire più pesanti dell'idrogeno e dell'elio. E in questo momento lì, qui, diciamo, la stella diventerà una cosa molto calda, molto compatta. Per esempio, il Sole diventerà una stella, una nana bianca con le dimensioni della Terra e con una massa che è circa un terzo della massa che ha attualmente. E però sarà una cosa bellissima. Per esempio, una cosa così. Questa è una nebulosa planetaria a una distanza di 4.000 anni luce. Le nebulose planetarie sono fantastiche perché sono una diversa dall'altra. Questa si chiama nebulosa della farfalla perché. E ve ne potrei far vedere diverse di queste cose, di queste nebulose planetarie. Quindi questo sarà il destino del Sole e insieme al Sole anche noi.
Noi se ci saremo. Probabilmente no, perché la specie umana sarà diventata qualcosa, cioè non esisterà più, ovviamente. Ok. Abbandoniamo il sole e diciamo, vabbè, allora noi siamo diventati, non siamo più esseri umani, siamo diventati esseri super intelligenti, siamo capaci di viaggiare velocissimamente e di non farci la guerra. E quindi abbiamo deciso di metterci d'accordo e dire, vabbè, per il bene comune, mettiamoci d'accordo, andiamocene da qui perché il destino sarà quello. Allora, dove andiamo? Andiamo su un altro pianeta. E adesso, questo lo sappiamo, le stelle ospitano altri pianeti. E quindi diciamo che il nostro sistema solare non è unico per nulla. Il primo pianeta verificato è stato scoperto nel 1995, quindi sono passati appena 20 anni, poco più di 20 anni. E per un po' di tempo ci sono stato un certo numero di scoperte, questo è il numero di pianeti scoperti extrasolari in funzione dell'anno scoperto. Fino al 2006 una situazione diciamo abbastanza stabile, alcuni eventi all'anno sono stati scoperti. E chiaramente, scientificamente, questo è un settore in super evoluzione, insomma, dal punto di vista scientifico, ha un'importanza fondamentale per la vita, per l'essere umano. Per cui sono partiti i progetti per la ricerca di questi pianeti extrasolari. E il numero di scoperte è andato aumentando, fino a più di 800 scoperte. Questo ultimo picco è del 2014 e qui mi sono fermata anche perché è difficile trovare dati. Per quale motivo? Perché adesso sono arrivati a 5.000. Quindi a un certo punto si sono fermati e vabbè, non ci facciamo più caso. Adesso si conoscono circa 5.000 pianeti extrasolari. Perché nel 2014, adesso non mi ricordo esattamente. Forse è stato lanciato, insomma, è stato lanciato un satellite che si chiama Kepler, quello di prima, l'astrologo. Si chiama questo satellite Kepler perché Giovanni Keplero ha fatto delle leggi fondamentali per la comprensione del sistema solare, eccetera, che ha questa funzione qui. Questo satellite NASA scopre, identifica pianeti extrasolari, secondo delle tecniche che sono più o meno complicate, più o meno diverse. Quindi pianeti ce ne sono e diciamo, se voi vi fate i conti di quanti pianeti potrebbero esserci dentro la galassia ha 100 miliardi di stelle, forse 200 miliardi, se ogni stella ha i pianeti, fate le moltiplicazioni e vedete quanti ce ne sono. La complicazione è che le stelle sono lontane. Questa qui, la riconoscete? No. Perché le stelle sono tutte uguali, però Proxima Centauri è la stella più vicina conosciuta, è una stella nana, non è visibile ad occhio nudo perché è una stella nana. Alfa Centauri è un'altra stella molto vicina, ma è un pelino più lontana ed è visibile ad occhio nudo. E questa stella, la stella più vicina nota, poi possono esserci le stelle più piccoline. Che non vediamo semplicemente perché sono meno brillanti, ha una distanza di 4,24 anni luce, che in chilometri vuol dire 40.000 miliardi di chilometri. Quindi noi al momento, come specie umana, raggiungiamo velocità dell'ordine della velocità di fuga dal pianeta Terra, che è dell'ordine di 11 km al secondo. Quindi se fate 40.000 miliardi diviso 10, vedete quanti secondi vi occorrono per arrivare a Proxima Centauri. Quindi in questo momento non sappiamo come fare eventualmente per espatriare, ammesso che ci vogliano. Teletrasporto sarebbe una soluzione, ma non siamo capaci di farlo. Sicuramente il concetto lo possiamo, diciamo, però come si fa? Cioè teletrasportare. Forse una particella ci arriviamo, un essere umano è un pochino più complicato. Quindi
Diciamo che la limitazione forte sono le distanze, ammesso appunto che ci ospitino, perché se gli facciamo fare la fine che facciamo nei film di extraterrestri che si sanno, eccetera, no? Che fanno sempre la brutta fine, sti problemi. No, e ti invece no, è stato. E ti sei salvato. Però tutti gli altri, tra aliens di vario genere, eccetera. Quindi, ammesso che siamo capaci. Vabbè, diciamo che non ne siamo capaci oggi, però vogliamo sapere semplicemente se esistono questi pianeti extrasolari che siano in grado di, diciamo, se in grado di capire che ci siamo, no? Mandiamo un segnale, no? Con un'antenna super potente e vogliamo dire esistiamo, non siete soli. Però, insomma, comunque c'è questo limite, i 4 anni luce è la stella più vicina. Se ci vogliamo, cioè chiaramente noi vogliamo sapere se ci sono queste stelle con pianeti tipo la Terra e devono essere abbastanza vicini. Come facciamo? Cerchiamo nello spazio, stelle ce ne sono tante, però quelle vicine sono poche. E di recente è stato studiato un sistema stellare interessante. E si tratta di una stella nana, si chiama Gliese 581, distanza 22 anni luce, vicina, molto vicina, è fattibile tutto sommato, cioè mandate un segnale, 22 anni ci mette ad arrivare, aspettate altri 22 anni. Pronto? Sì, chi è? Siamo la specie umana, voi chi siete? Altri 22 anni, siete belli e morti, vabbè. Però è importante cercarle queste cose, perché adesso non le sappiamo fare queste cose. Però un giorno A potremmo vivere più a lungo, molto più a lungo. B troviamo un modo per comunicare in maniera più efficace. Quindi in questo pezzo di cielo c'è stata questa stellina, indovinate qual è? Ve la suggerisco io, è quella lì. È una stella nana ed è poco brillante, però in questo pezzo di cielo è abbastanza brillante perché è molto vicina. La cosa interessante è che hanno trovato. Tu, quanto devo parlare? Altri 5 minuti, 10, Possiamo dilatare il 10, tempo? 15. Sono alla 21ª slide, ne ho 38. Allora, alcune cose possiamo saltarle eventualmente. Questo è il sistema solare, in funzione, i pianeti in funzione della distanza in unità astronomiche. Unità astronomica è 150 milioni di chilometri. Gliese 581 è una stella che ha un terzo della massa del Sole e di recente sono stati trovati alcuni pianeti vicini a questa cosa blu che è la fascia di abitabilità. Cioè, la fascia dove se ci sono pianeti l'acqua, se c'è H2O, è in formato liquido. Quindi questi tre sono un pochino, un pelino fuori, sono troppo vicini alla stella. Ne è stato trovato un altro, D, che a un certo punto è stato annunciato come essere un pianeta simile alla Terra, un pochino più grande, e di trovarsi nella fascia di abitabilità. C'è un punto interrogativo perché questa questione poi è stata un pochino rivista, e capire se esattamente c'è un pianeta a quella distanza e quanto è grande non è semplice. Però, diciamo, questa è una scoperta di qualche anno fa. Più di recente, nel 2015, a luglio, Keplero ha trovato un pianeta che si trova intorno a una stella nana. E il vantaggio di avere una stella nana è che i pianeti, se sono più vicini, girano, possono essere più vicini, stare nella regione di abitabilità e girare più rapidamente. Quando girano così rapidamente è più facile trovarli. Per esempio queste stelle potrebbero avere pianeti che hanno un'orbita, un anno, che dura 40 ore. Immaginate queste ogni 40 ore fanno il capodanno. Sono sempre ubriachi. A parte questo, questa comodità, no? Di essere più facile da rivelare, questa scoperta che risale a luglio del 2015 è interessante perché è stato trovato il primo pianeta che ha dimensioni di tipo terrestre, quindi una massa simile, una composizione rocciosa, che
è di trovarsi nella fascia di abitabilità. Cioè, se c'è H2O è formato liquido. Ora, quando vedete queste immagini, non vi fate ingannare, questo non è il pianeta. In genere questi pianeti non si vedono così bene. Noi vediamo solamente gli effetti indiretti della presenza di questi pianeti. Quindi questi qua sono solamente, diciamo, immagini di fantasia. Però, comunque, è interessante la brutta notizia che è distante quasi 500 anni luce. È vicino, potrebbe andare peggio, perché la galassia ha un diametro di 100.000 anni luce, 500 anni luce, è vicino. Però dobbiamo cercare ancora di più. E il futuro è roseo, perché Keplero, il satellite Kepler, ha trovato 5.000 satelliti extrasolari. Non tutti però, sono di tipo terrestre. Allora, pianeti, via. Se iniziamo a fare un viaggio interstellare tra le stelle, dobbiamo comunque proteggerci dalle esplosioni stellari che avvengono. E anche se non andiamo su altri pianeti, su altre stelle, comunque le supernove sono degli eventi catastrofici, però comunque sono molto belli. Adesso vi faccio vedere una simulazione fatta al computer di un'esplosione stellare, di una supernova. Quindi quando avvengono questi eventi si genera una grandissima quantità di energia, sostanzialmente energia cinetica, neutrini, anche le onde gravitazionali, però quelle diciamo sono difficili da misurare, e, raggi gamma, raggi X, raggi UV, eccetera. Quello che fanno le cose, diciamo, quello che ci fa più male per la vita sulla Terra, per il futuro, diciamo, la vita sulla Terra, è la radiazione ultravioletta. Perché i raggi gamma sì, fanno male, però sono pochi. Gli ultravioletti sono meno energetici, però sono molto più. I fotoni ultravioletti sono molto più numerosi. Quindi, se dovesse succedere una cosa del genere nelle immediate vicinanze del Sole, ce ne accorgeremmo. Per fortuna, però, le supernove sono eventi rari. Nella nostra galassia avvengono con una frequenza più o meno nota di 1 o 3 eventi per secolo, certezza abbastanza grande. Uno degli ultimi eventi, per modo di dire, è avvenuto circa 1.000 anni fa. Questa è l'esplosione che oggi vediamo avere questo aspetto qua. Questa nebulosa si chiama nebulosa del Granchio ed è associata all'esplosione della supernova vista dai cinesi. È stata vista in Oriente, in Europa no. Perché? Lui lo sa perché. Perché in Medioevo niente poteva, il cielo era immutabile. E magari uno dice, ma quello è esploso, zitto. Aristotele ha detto che non è niente. Arrogo, via. I cinesi non avevano questo tipo di bias, di pregiudizio, quindi hanno documentato l'evento. L'hanno fatto anche i giapponesi, insomma è stato un pochino più complicato anche in Medio Oriente, non in Medio Oriente, in Indonesia, insomma, da quelle parti lì hanno scritto di questo evento. E associare l'esplosione al resto di supernova non è stato nemmeno tanto semplice perché questa esplosione qui è avvenuta ad una distanza di 6.500 anni luce. Però sono belle queste esplosioni e poi sono molto importanti per la vita della galassia e per la vita dell'universo, per una serie di ragioni che non vi sto a raccontare. E comunque sono belle. Questo è un altro resto di supernova. In questo caso non è solamente un'immagine presa nell'ottico, è una combinazione di immagini fatte nell'infrarosso, nell'ottico e nei raggi X messi insieme. Questa è una supernova che ha visto Keplero, sempre lui, l'astrologo. Nel 1604 l'esplosione è stata osservata da Keplero, che è tedesco, però in quel periodo si trovava a Padova. E a Padova piove di meno che in Germania e quindi ha scritto. E il telescopio non c'era, il telescopio è stato utilizzato
cioè forse c'era, ma non era stato mai stato utilizzato per guardare il cielo, lo fece nel 1609 Galileo Galilei per la prima volta. Guardate un po' che coincidenza strana. E l'esplosione è avvenuta a una distanza, adesso lo sappiamo perché la distanza di questo resto di supernova è ben misurata, è avvenuta a una distanza di 20.000 anni. Quindi l'esplosione è avvenuta 20.000 anni fa, è stata rivelata nel 1604. Un altro bel resto di supernova, ce ne sono tantissimi, sono veramente belli, è quest'altro, anche dell'anno 1000 più o meno. Quindi questa è un'immagine delle particelle che stanno viaggiando nel gas interstellare perché sono stati sparati via dalla stella a una velocità che inizialmente può arrivare a 20.000 km al secondo, poi eventualmente rallenta e a un certo punto scompare. Il resto non rimane più nulla, non si vede più. Allora voi dite, ma ci sarà nel futuro una stella un pochino più vicina? Quelle lì erano distanti 20.000 anni luce. Keplero se n'è accorto perché era furbo, l'ha documentato, ma insomma, a quelle distanze lì la radiazione che arriva sulla Terra è interessante, ma non è dannosa. Però se la stella è abbastanza vicina, allora ce ne accorgiamo. E ci sono stelle vicine pericolose? Sì. Questa qui la vedete benissimo, la riconoscete. Un aiuto. È Orione. La costellazione di Orione, che è una delle costellazioni più brillanti che ci sono, conosciute, e che al suo interno ha delle stelle molto brillanti, tra le più brillanti, e in particolare due stelle giganti, cioè due di quelle stelle che sicuramente esploderanno. Rigel, o Rigel, o come volete chiamarlo, e poi quella distanza di 860 anni luce, già sto tremando, però questa è una stella gigante blu, adesso non è ancora pronta per esplodere, esploderà sicuramente ma non nell'immediato futuro. Questo però A è più vicina, B sta per esplodere ed è Betelgeuse, quindi stasera quando guarderete il cielo. Non è una gigante rossa, Yes. eppure quelle esplodono. Beh, il Sole pure diventerà una gigante rossa, ma il nome rosso è gigante, il fatto che sarà più grande sarà rossa. Questa è molto gigante rispetto. Questa ha una massa di circa 20 volte la massa del Sole e quindi esploderà. E la distanza inizia a diventare interessante, nel senso che comunque è abbastanza lontana. Per cui quello che vedremo sarà una cosa molto brillante quando esploderà. Però la vita sulla Terra, diciamo, a parte la vita degli astronomi, astrofili che diranno: mannaggia, sto faro, non vi fa vedere più niente. Sarà un faro, cioè sarà più brillante della Luna quando esploderà. Però siccome è diciamo, una distanza abbastanza relativa, in più è una stella che è 20 volte la massa del Sole, cioè non è una stella enorme. Sarà un evento molto interessante e la previsione di quando questo succederà non è, cioè si fanno delle previsioni, però non possiamo essere precisi, perché stelle di queste dimensioni, prima di esplodere, bruciano l'idrogeno per alcune decine di milioni di anni. 10-20 milioni di anni. Il Sole brucia idrogeno per 10 miliardi di anni, questa brucerà idrogeno per massimo 20 milioni di anni. Quindi sappiamo che all'interno di 20 milioni di anni esploderà, possibilmente prima, molto prima. Perché molto prima? Perché sta mostrando già qualcosa di instabile. Questa è la stessa stella vista da un telescopio europeo, per qualche motivo hanno scelto il colore blu. In realtà è una stella rossa, avrebbero potuto farla rossa, però l'hanno spittata di blu. Vedete che non è semplicemente una sfera, c'è qualcosa che gli sta intorno e questa è l'atmosfera della stella che sta mostrando qualcosa di instabile, cioè sta ribollendo in qualche modo. Quanti minuti?
secondi. Meno meno 5, due. meno 2. Nel senso che il tempo è scaduto due anni fa. Quanti minuti mancano alla fine? Sì, Meno siccome è iniziato il ritardo, sì, me li considerato dà. quello, se diventiamo più 5. Più 5 mi dà. Ok. Volete sapere di che morte moriremo o no? No, in realtà, allora è meglio un attimino che taglio perché sennò veramente parliamo troppo. Allora, la stella, io non so esattamente dov'è la superficie della stella perché sta ribollendo. E, ho cercato di capirlo chiedendo agli esperti, non è chiaro, però la stella, se immaginate di rimuovere l'atmosfera, che è questo ribollire che avete intorno, e sapere dove sta il corpo celeste solido, che è soso in realtà, è più o meno qua. Quindi se volete fare il confronto con il sistema solare per sapere quanto è grande, questo sarebbe il sistema solare. I cerchetti sono rispettivamente l'orbita della Terra intorno al Sole e l'orbita di Giove intorno al Sole. E il Sole è il puntino che sta in mezzo, che vedete molto poco. Quindi è una gigante rossa per questo motivo. E a un certo punto esploderà. Quando, ripeto, non si sa esattamente, alcuni dicono tra 1.000 anni, per esempio, altri 10.000. Non ho ancora capito esattamente se lo sanno, e penso che l'opinione sicura non si conosce, è difficile prevedere. Allora, la prossima domanda è, a parte Betelgeuse, che è un nome Betelgeuse, nome di origine persiana, non mi ricordo più come si pronuncia, tu che sei mezzo arabo, in persiano non c'entra niente, Betelgeuse è l'inglese. A parte questa, esistono altre stelle pericolose? Anzi, ce n'è una ancora più pericolosa, anzi, non è nemmeno una, è un sistema binario. Ed è più pericolosa perché è molto più grande. E si chiama Eta Carinae. Ed è questo sistema qui, che adesso abbiamo imparato che quando la stella non si vede, ma tutto il resto ha un aspetto molto poco tranquillo, avete capito che il sistema è pronto per esplodere. Cioè, questa stella è più lontana, questo ci salverà, forse. 7.500 anni luce, Eta Carinae, però è molto più grande, cioè è un sistema binario e la massa totale è circa 120 volte la massa del Sole, cioè 6 volte più grande di Betelgeuse. Quindi quando questo esploderà ce ne accorgeremo e la botta di raggi ultravioletti che arriveranno potrebbero fare, e raggi anche gamma a questo punto, potrebbero bruciare sulla Terra ogni forma di vita. In particolare, siccome questo sistema è un sistema binario, cioè in rotazione uno rispetto all'altro, e dà una particolare simmetria, questa è una specie di clessidra, sta espellendo materia lungo gli assi di rotazione del sistema. E l'asse di rotazione è in questa direzione qui, non sta puntando verso la Terra. Se un giorno dovesse girarsi il sistema, perché essendo un sistema binario, chissà che gli succede, magari c'è un'esplosione, o che ne so io, un'esplosione non di tipo stellare, un'esplosione superficiale, l'asse potrebbe spostarsi e puntare verso la Terra. E allora lì i raggi gamma potrebbero fare molto male. Comunque, insomma, anche lì quando questo succederà, essendo una stella così massiccia, l'esplosione avverrà molto più rapidamente, nel senso che vivrà nella fase principale, cioè bruciamento dell'idrogeno, per un tempo molto più breve. E quando questo succederà, leggeremo il giornale di notte sulla Sila, senza problemi, perché sarà un faro molto potente. Sulla fila del segnale. Quando Allora, finirà il sto segnale. tra alcuni miliardi di anni ci sarà la fusione, facciamo diciamo, un passaggio verso il futuro molto rapido. Tra qualche miliardo di anni ci sarà la fusione tra Andromeda e la Via Lattea. Andromeda è una stella, scusate, una gigante, una galassia gigante tipo la nostra, non è la galassia più vicina, ma è la galassia gigante più vicina alla Terra.
È un'immagine fatta nell'ottico, bella grande, e non è grande semplicemente perché lo schermo è grande perché effettivamente è molto vicino ed è la galassia più lontana visibile ad occhio nudo. È la distanza di 2,5 milioni di anni. Però cosa che vi fa capire che è grande? Noi ad occhio nudo vediamo solamente il centro, la parte centrale, il nucleo. Il resto non riusciamo a vederlo perché non abbiamo la sensibilità. Però se avessimo la sensibilità di un telescopio, cioè se il nostro occhio fosse largo 2 metri, vedremmo una cosa molto più grande nella sfera celeste. Questa è un'immagine di, non lo so, fatta in qualche parte in Medio Oriente, la Luna, lo specchietto, spicchietto della Luna. Se fossimo in grado di vedere tutta Andromeda, non solamente il nucleo, come possiamo fare con l'occhio, vedremo una cosa grande così. Quindi la dimensione apparente di Andromeda è molto più grande della dimensione apparente della Luna. È circa 6 gradi, la Luna è mezzo grado. Quindi questo vi fa capire che è una galassia molto vicina, cioè ci sta col fiato sul collo. E prima o poi si fonderà con la Via Lattea, perché l'attrazione gravitazionale è tale che Andromeda si sta avvicinando verso di noi alla velocità di 110 km al secondo, più o meno. O noi ci stiamo avvicinando verso Andromeda. Prima o poi ci sarà la fusione e vedremo una cosa che è fatta così. Questa è la fusione di due, diciamo, sono due galassie che si stanno fondendo. Una è grande, per esempio questa qui è una galassia spirale tipo la nostra, questa è una galassia nana. È a una certa distanza, però per farvi capire che questi eventi accadono continuamente, però succederà per Andromeda, la Via Lattea, non immediatamente, succederà nel giro di 1 miliardo, 2 miliardi di anni. E quando questo succederà vedremo un cielo che attualmente è così. Diciamo, questa è la Via Lattea, la nostra galassia, questo è il centro della nostra galassia. Quando Andromeda sarà abbastanza vicina alla Via Lattea, vedremo un cielo che è fatto così. Sarà molto più bello. E in questo caso la fusione sarà pacifica, perché la distanza tra le stelle in una galassia è molto grande, cioè la distanza media delle vicinanze del Sole tra le stelle è di una stella ogni qualche anno luce. Quindi le stelle non si scontreranno perché le distanze, cioè il volume è praticamente vuoto. E quello che vedremo sarà un cielo molto più stellato di quello che vediamo adesso, ci saranno molte più stelle. Le notti non saranno poi così romantiche alla fine. Speriamo che riusciremo a dormire perché se c'è un cielo molto più brillante. Però praticamente finito, 30 secondi per la fine dell'universo. Immaginate quindi che tra qualche miliardo di anni quello che vedremo sarà una cosa più grande di quello che era prima, cioè avremo una stella, una galassia gigante fatta di della Via Lattea, la nostra galassia, di Andromeda, di tutto quello che gli sta intorno, che sono una trentina, forse una cinquantina di galassie nane, più piccole. E faranno una galassia gigante, anche molto tranquilla, perché poi le stelle invecchiano, quelle che esplodono, non rimane quasi traccia, a parte qualche buco nero e qualche stella neutrone. Però l'universo si sta espandendo, lo sappiamo, non solamente si sta espandendo, ma l'espansione avviene in maniera accelerata, cioè man mano che passa il tempo, la distanza, la velocità di allontanamento delle galassie aumenta, quindi nelle nostre prossimità la gravità vince e farà in modo che le galassie si fonderanno per farne una più grande. Ma le galassie che sono più lontane, che non sentono la nostra gravità, nemmeno quella di Andromeda, si allontaneranno sempre, si stanno allontanando e si allontaneranno sempre a velocità maggiori. Per cui il nostro cielo sarà molto monotono, fatto di stelle vecchie
possibilmente un sacco di stelle nane, resti di stelle normali, buchi neri non li vedremo, e in più non riusciremo più a vedere nessun'altra galassia. Mi sarà triste. Meglio morire prima. Quindi, qual è il futuro, diciamo, a partire da adesso fino a centinaia di miliardi di anni? Da adesso. Adesso l'universo ha quindi 14 miliardi di anni. È giovanissimo. È un giovanotto, una giovincella. E il tempo, quando trascorrerà, chiaramente ci dice che l'universo diventerà sempre più grande e la velocità di questa espansione aumenterà col tempo. Questa è l'essenza della presenza dell'energia oscura, che è una delle ultime scoperte. E quindi oggi siamo fatti così, immaginate che stiamo affettando un pezzo di universo, siamo, diciamo, noi ci mettiamo al centro, ci sono delle galassie intorno, e ruotiamo uno intorno all'altro perché c'è la gravità. Gravità farà sì che ci sarà questa fusione di galassie in maniera pacifica. Quelle che sono troppo lontane, che sono fuori dal cerchietto giallo perché non sentono la gravità, si espanderanno sempre a velocità maggiori finché usciranno dalla nostra visibilità, perché raggiungeranno velocità tali per cui i fotoni partono ma non riescono ad arrivare perché l'universo si sarà espanso. Oppure perché le distanze saranno troppo grandi, per cui noi le galassie non le vedremo più. Quindi finiremo in un universo tra 10 miliardi di anni in cui siamo molto, diciamo, isolati, tutto intorno non c'è nulla, quindi noi diventeremo il centro dell'universo. Diremo siamo veramente speciali, non c'è nient'altro. E ci sarà un'altra nuova religione di tipo, qual è la teoria tolemaica? Quella che diceva che la Terra era al centro dell'universo, non sarà la Terra, ma insomma la galassia. E quindi questo è il futuro dell'universo. Una raccomandazione è fate in modo, facciamo, diciamo, dobbiamo essere in grado di comunicare le nostre conoscenze alle generazioni successive, alle specie successive. Cioè dire, guardate che non siamo al centro, credeteci che c'era qualcos'altro prima. Ma non c'è niente, ma c'era scritto, è vero. Quindi quella sarà la nuova Bibbia che racconterà una storia dell'universo che non sarà più verificabile sperimentalmente. Bisogna trovare un linguaggio per essere abbastanza convincenti. Abbiamo tempo. Grazie. Se volete domande, cose, Gaetano. Ne avrei tante, ma le faccio poco. Cos'è le supernove come quella del Granchio e di Keplero? Quelle non sono state pericolose per la vita sulla Terra, cioè. No, evidentemente no, perché erano abbastanza lontane, cioè quella di Keplero erano 20.000 anni luce di distanza. Però mi sembra che Eta Carinae avesse una distanza Sì, simile. 6.000, però è più grande. Quando è una cosa così grossa, queste stelle qui sono molto rare. Cioè, esplosioni di quel tipo, Eta Carinae, potrebbero avvenire una volta ogni 100.000 anni dentro la nostra galassia. Più o meno. Per quanto riguarda i buchi neri, costituiscono un problema No. oppure stanno dove stanno e andrò bene Sì, i così? buchi neri hanno solamente il nome. Che fa paura, perché i buchi neri vicini non ce ne sono. Quello più grosso, più vicino, è dentro il centro della nostra galassia, però a una distanza di 30.000 anni luce. Quindi il buco nero della nostra galassia sta mangiando, però i buchi neri giganti in generale mangiano molto poco. E alcuni diventano molto brillanti sostanzialmente perché questa conversione da energia e gravitazione. Tu sei una studentessa di È informatica. lettere, no, ma informale, poteva essere peggio. La conversione di energia gravitazionale, energia cinetica, che è quello che fa diventare brillanti, brillante la regione intorno ai buchi neri più grandi, è una conversione molto efficiente, cioè molto brillante, però ha bisogno di poco carburante. In relazione
esiste tra in qualche modo l'evoluzione della stella e le emissioni di raggi gamma della stella stessa? I raggi gamma sono potenti emittori di raggi gamma quelle stelle di tipo Eta Carinae. E lì tu sei uno studente di fisica, no? No, ingegnere, matematico, lettere, fisica, farmacia. Ingegnere informatico. E lì la conversione è creazione di materia antimateria, particelle, coppie di particelle, elettroni, positroni. Questa creazione di particelle energetiche, l'interazione col campo magnetico, trasforma particelle elettriche in emettitori di raggi gamma potenti. Però sono eventi, cioè i raggi gamma di quel tipo lì sono eventi molto rari. Cioè nella nostra galassia avvengono una volta ogni 100.000 anni, più o meno. È possibile che un'esplosione di quel tipo abbia causato un'estinzione di massa 1 miliardo di anni fa. Però non lo sappiamo di sicuro. Un'altra domanda. Tra 5 miliardi di anni, quando la Sole si espanderà, la Terra potrebbe essere inglobata dal Sole, va bene. Però Giove penso di no. Non lo so, non mi ricordo. Quindi forse potrebbe essere possibile trasferirci di Giove. Sì. Perché mi sembra che alcuni modelli prevedono che abbia un nucleo roccioso. Sì. Giove è interessante perché c'è dei satelliti che hanno acqua. Quindi sì, potremmo è acqua, è ghiacciata sulla superficie e dentro potrebbe essere liquido. Quindi potremmo, sì, è vero. Sì, sì, grazie perché questa cosa non ci avevo pensato. No, perché le altre stelle sono troppo lontane, ma su Giove si potrebbe arrivare. Ed è facile, diciamo, la distanza della Terra da Giove è 5 volte la distanza Terra-Sole, insomma 150 milioni di chilometri moltiplicato da 5, non ci vuole niente. Dietro l'anno. Però di norma si trasferiscono i politici e i ricchi, quindi mi pare proprio che sia un fisico. Sì, ma comunque... Quindi secondo me si estingueranno rapidamente, no? Se arrivano, dici, comunque si ammazzeranno tra di loro. Sì, voi immaginatevi tra quanti, come saranno ancora peggi poi. Se no la soluzione non potrebbe essere cercare di creare un astro, cioè un astronave in cui una civiltà può sussistere per molto, molto tempo, una civiltà intera, finché poi a un certo punto arriverà da qualche parte. Cioè tu prima li vuoi far diventare civile e poi li puoi fare partire? No, no. O il contrario? Nel senso che visto che ci vogliono, non basta appunto la vita di un uomo, allora aspettare la vita la di donna, una specie. Vive di più. Nel senso aspettare che una civiltà possa crescere all'interno. Sì, sì. No, chiaro. Cioè se ci sono, per esempio, gli elefanti vivono a lungo, sono pure intelligenti. C'è una scatola cranica gigantesca. No. Potrebbe proprio evolversi una civiltà su un'astronave e quindi arrivare poi pronto sì, gli sì. Avi. Ma comunque, se impariamo ad andare abbastanza veloci, cioè con dei raggi sufficienti, perché cioè, per andare da una stella all'altra bisogna inventare un sistema di propulsione che ci fa accelerare continuamente sì. Fino a portarci a velocità enormi. Se andiamo a velocità enormi il tempo passa in modo molto diverso, per cui viviamo molto più a lungo rispetto al tempo qua. Vero. Dentro l'astronave, capace che in un anno arriviamo dall'altra parte. Vero. No, in un anno. Sì, sì. Ma sì, sicuramente idee interessanti da sviluppare ce ne sarebbero. Per esempio anche cioè, vivere, perché la relatività generale ci dice che il tempo rallenta man mano che la velocità aumenta. Però anche se ci dovesse essere un tipo di civiltà in grado di vivere molto più a lungo. Anche quello sarebbe se la velocità di vita dovesse rallentare tanto. Per esempio una mosca, quanto vive una mosca? Se non la schiacci, cioè non potete pensare che una mosca arriverà in Australia con i suoi mezzi, perché va molto piano. Però se dovesse vivere anni, magari anche. Sì. Quindi bisognerebbe trovare un modo di rallentare il tempo. Beh, veloce. Sì, devi andare veloce. Lo
vediamo continuamente, no? Anche il laboratorio qua, un mu vive 2 microsecondi. Però... E metti dentro l'acceleratore ce lo tieni per secondi e secondi. Non sono intelligenti i muoni? Abbastanza. No, ma insomma, non mi preoccuperei, alla fine fa parte della vita stessa. Non ci preoccupiamo, anche se un giorno... Ma per se ti arrendi riduce la sfida. No, invece devi cercare di vincere. La conoscenza non può essere legata alla sopravvivenza. La conoscenza, insomma, non bisogna avere paura della fine di questo seminario.